Io inizierei a darvi il benvenuto a nome dell'associazione Chicari Kelmi, a ringraziare di essere presenti così numerosi. L'associazione Chicari Kelmi ha organizzato questa serata grazie alla collaborazione di diverse persone e vorrei ricordare il fatto che siamo in questa sala del Greenwich che ci ospita grazie alla collaborazione che abbiamo con il gruppo Greenlight. E poi naturalmente voglio ringraziare i nostri ospiti, Daniele Gaglianone che è il regista del film, del documentario che proietteremo questa sera, Rattane Cebiti, Andrea Farena che è produttore con Baby Dog Film del documentario, è stato anche operatore del documentario stesso, e Luca Rastello, giornalista, scrittore, esperto di questioni dei Balcani, che ha scritto un articolo nel libro recentemente pubblicato insieme con il DVD di cui questa sera anche parleremo. Pensavamo da tempo a realizzare un progetto, insomma, che ci aiutasse ad approfondire il tema della guerra in Bosnia, e poi alcuni incontri fortunati hanno permesso al film di decollare, di essere realizzato. Il primo incontro è quello con Emma Frontiera, un'associazione che lavorava e in parte lavora ancora in Bosnia, da quelle parti. Cioè in Bosnia, la prima volta è stato un viaggio che abbiamo fatto ad agosto del 2007, ancora senza troupe, con una piccola camera con cui abbiamo raccolto delle brevi cose, però abbiamo conosciuto alcuni dei personaggi che poi sono diventati protagonisti, personaggi di questo documentario, e soprattutto da Srebrenica e dal villaggio di Sučeska, che è un villaggio sulle montagne sopra Srebrenica. Da quel ritorno, quindi da quelle poche immagini e quelle storie che avevamo, è arrivato poi un altro incontro fondamentale, che è stato quello con Daniele. A quel punto con Daniele siamo andati a parlare con Gianluca Arcopinto che ci ha aiutati tantissimo ed è diventato coproduttore del film, e dopo due viaggi diciamo preparatori ad agosto e poi a novembre sono poi cominciate le riprese con una troupe vera, con Daniele, con un fonico e tutto quanto, e insomma sono stati fatti poi gli altri 3-4 viaggi che hanno poi portato alla realizzazione di tutte le riprese documentarie. C'era una zona d'ombra rispetto al rapporto che hanno gli italiani sulla guerra. Non pensavo di trovarmi davanti a un film capace di affrontare quella zona d'ombra. E questa è stata per me la sorpresa che ha fatto sì che volessi collaborare in qualche modo a questa faccenda e che nascesse il dialogo che poi si trova dentro il libro di cui si parlava prima. E la zona d'ombra è questa, che la guerra, e soprattutto la guerra in Bosnia, ma la guerra in generale, crea complicità. E crea una forma di untuosa complicità che è sempre molto difficile da descrivere, che è la complicità dei buoni, coloro che partecipano alla guerra ma sentendosene estranei, coloro che fanno la parte dei salvatori, coloro che, di chi accorre a difesa dei più deboli, a sostegno, insomma, coloro che alimentano l'ideologia umanitaria che è sempre molto autoreferenziale, molto pericolosa e che in qualche modo è funzionale allo sviluppo delle guerre, che impara a convivere. È un modo, sentirsi buoni è un modo per imparare a convivere con la guerra. Quindi si possono percorrere tutti e tre, almeno tre dei passi che quella follia lì ha comportato. In primo luogo la costruzione sociale dell'odio. Cioè il fatto che un odio non naturale viene costruito artificialmente con delle tecniche anche culturali, comunicative, eccetera, e che questo odio ha delle conseguenze. Il secondo passo sono le conseguenze, l'attraversamento del cerchio magico. Sergej Sergic, che era il direttore della Croce Rossa di Prijedor, uno dei peggiori criminali di guerra della guerra di Bosnia, disse poi a sua discolpa: non sai come succede, attraversi un cerchio magico e puoi fare di tutto, puoi fare cose che non avresti mai pensato nemmeno di poter guardare. Il terzo gradino, superato il cerchio della follia, è quello della falsa coscienza dei buoni. E uno dei momenti più toccanti del film riguarda i buoni nella veste dei caschi blu. Credo che quando farete con Daniele, con il film, il vostro giro nel posto
comando di Potocari dei Caschi Blu a Srebrenica, nessuno, anche chi conosce bene queste vicende, potrà sentirsi a riparo dai brividi lungo la schiena quando si vedranno quelle scritte, quei graffiti, eccetera. E poi guardate come, abbandonando le parole retoriche, il metalinguaggio, quello che sto usando io, quelle parole che spiegano la guerra, lasciando parlare le voci della guerra, Daniele arriva ad affrontare anche l'impotenza di quelle stesse voci a dire, e nell'episodio finale, con la pelle d'oca e con i brividi, tutti noi vedremo la parola sopraffatta dai suoni, e quei suoni saranno molto più significanti e significativi di ogni parola. Rata dei cebiti. Rata dei cebiti vuol dire la guerra non ci sarà. Ogni volta che saliva l'attenzione nei Balcani, qualcuno, qualche politico si preoccupava subito di dire: non vi preoccupate, rata dei cebiti, la guerra non ci sarà. Che era la stessa cosa che si dicevano 15 anni prima, e questo è il problema. E noi siamo partiti dicendo: cerchiamo di non fare un film sulla guerra in Bosnia, cerchiamo di parlare dell'oggi. Proprio perché non volevamo fare, come a un certo punto un testimone dice, i turisti di guerra. Il passato e il presente erano la stessa cosa. Il passato è qualcosa che non passa, il presente è qualcosa che non è mai partito e il futuro non, semplicemente non esiste. Quindi non aveva senso cercare di tenere a parte questo argomento, perché dopo 20 secondi anche quella persona che ti sembrava più lontana da tutto ciò, questo tema, questa ferita ricominciava a sanguinare, anzi forse non aveva mai smesso di farlo. E niente, io spero che, insomma, che entriate dentro questi luoghi e riusciate a viaggiare nei luoghi ma anche nel viso delle persone.